Allora, niente, io sono andata a lavoro stamattina e sono anche già tornata. Tra l'altro ho visto anche subito dopo che sono tornata, insomma, da lavoro, sono andata direttamente al locale dove lavora il fidanzato di mia cugina, perché ho deciso che faccio la festa dei 30 anni lì e sono andata a vedere, insomma, così. E adesso sono venuta qua dai miei. Il tempo di mangiare, poi devo stampare un po' di documenti a mia mamma, quindi mi sono portata dietro il computer e nel frattempo aspetto anche altri pacchi che in realtà mi devono arrivare, in parte mi sono già arrivati. E volevo farvi vedere una cosa, perché secondo me questa è una cosa super utile. Aspettate un attimo che giro la videocamera. Forse così si vede qualcosa. Mi spiace perché c'è veramente una luce pessima, perché oggi è una giornata un po' grigia. Fatto sta che mi sono presa sto laccio, vedete? Che ce l'ho, aiuto, al collo, con questa tesserina infilata dentro la cover, che praticamente mi permette di tenere il telefono agganciato, insomma, o comunque tipo anche a mo' di borsetta, anche perché per lavorare tante volte lo lascio in giro il telefono, poi me lo perdo, devo andare in giro a cercarlo. Almeno così, veramente, cioè, per la sede non so quante volte l'ho lasciato in giro e ho dovuto rifare il percorso delle cose, insomma, dove ero stata. E invece così ce l'ho anche più al sicuro, ce l'ho sempre a portata di mano. Secondo me è super carino questa cosa. Contate che ho preso il pacchetto con due fili. Questo qui vedete che è bordeaux. Oddio, aspettate, non si vede un cavolo. Così si vede, sì. Eccolo qua. E invece quello nero l'ho dato a mia mamma. E in più c'è uno di questi cosi che è fatto in tessuto, non so onestamente che materiale sia, ma spero che sia resistente. E ce ne sono due in più, insomma, qualora si dovessero rompere, immagino. Quindi uno glielo lascio a mia mamma, l'altro me lo tengo io. Però, appunto, cioè, boh, chissà, speriamo che siano utili. Poi, altra cosa che mi sono presa è questo ombrello, che tra l'altro è super piccolo, pesa pochissimo e va bene sia per il sole che per la pioggia. Sapete che il nero filtra i raggi, no? E niente, questo qui è proprio specifico. Uno l'ho preso per mia mamma, proprio perché almeno quando ci sono queste giornate afose, calde, non come quella di oggi che è grigia, vabbè. Lei, cioè io le ho detto, mamma, fregatene, esci con l'ombrello, cioè nonostante il cappello, eccetera, ma esci con l'ombrello perché almeno ti protegge, perché sapete che chi è sottoposto a chemioterapia comunque non può essere esposto ai raggi del sole, quindi anche perché è fotosensibile. Quindi vediamo, volevo vederlo. Mia mamma in realtà il suo l'ha già aperto, volevo vederlo con voi, ma non l'ho pagato niente sto ombrello, devo essere sincera, l'ho pagato tipo 12 euro. È piccolissimo, cioè vi giuro, è piccolissimo. So che non si apre l'ombrello in casa, però non lo punto verso l'alto, lo punto verso il basso. Resistente, mi sembra resistente. No, bene, bene, va bene. Insomma, è un ombrello, non è nulla di che. Però, dato che in questo momento non trovo più il mio vecchio ombrello che mi aveva regalato mia mamma della Samsonite, ma io penso di averlo in macchina, devo essere sincera. Però lo devo cercare, poi in più la macchina mia è un disastro, cioè la dovrei sistemare proprio. Allora ho detto, senti, già che lo prendo per mia mamma, sto ombrello me lo prendo anche per me, anche perché il suo era rosso e non so quanto onestamente filtrasse con il sole, quindi ho detto, ma sì, prendo l'ombrello nero, nuovo, e va bene così, insomma. Comunque è carino, dai. Non mi dispiace. Anche perché è bello compatto, si può mettere direttamente in borsa che non occupa tanto spazio. Aiuto. Poi nel frattempo, vabbè, mi è arrivato anche uno dei regali di Marco, che ovviamente non posso farvi vedere, che sennò mi autospoilero. E poi ho preso semplicemente l'acetone senza acetone per mia mamma, perché adesso si mette, cioè praticamente si è presa questo smalto che filtra i raggi, perché praticamente inizia ad avere qua l'attaccatura proprio delle unghie blu. E
è tipo blu violaceo barra nero, e anche questo è dovuto alla chemio, quindi insomma questo. Basta, il tempo di stampare queste cose qua, io poi me ne vado a casa e nulla, insomma. Ma è carino questo ombrellino, non mi dispiace. Buono, ma? No, non Fanciulli, allora, buongiorno. Niente, io ci ho provato a fare il vlog questa settimana, ma niente, non sono proprio per niente brava. Poi in realtà stando in giro con sto sole, era lunedì, martedì, mercoledì sono stata impegnata a lavoro praticamente sempre. E il lunedì pomeriggio, anche se non ero impegnata a lavoro, ero impegnata con mia mamma. Quindi comunque sì, ho fatto un sacco di cose. Martedì ho fatto mattino pomeriggio, mercoledì ho fatto mattino pomeriggio e niente. Quindi ieri, che era giovedì 26, mia mamma ha messo il centrale, il portacat, che è appunto un dispositivo che permette di fare la chemo, insomma, un po' più sicura. E anche lì siamo state abbastanza impegnate. Al pomeriggio siamo andate a fare le commissioni perché comunque sia, nonostante l'inserimento del port, stava abbastanza bene mia mamma, quindi ho detto finché prima della chemio, il giorno prima della chemio, se dobbiamo fare qualcosa facciamolo. Cioè siamo andate a fare la spesa, se l'ho portata in una parafarmacia che si è scelta delle creme per il viso un po' più idratanti eccetera, e oggi invece abbiamo fatto la seduta di chemio, quindi insomma siamo tornate da poco a casa e mi sono cambiata. Oggi sto qua, tanto domani lavoro a Milano, quindi cioè, lavoro sempre qui, perciò insomma questo. Fanciulle, allora mi è arrivato un pacchettino fresco fresco della Dr. Jart di queste due maschere. Io in realtà questa qua idratante la conoscevo già, invece questa non... no, questa qui è, ah, è purificante, questa qua me la faccio dopo, assolutamente ce la facciamo insieme. E niente, insomma, sono queste maschere qua che si fanno, le fate proprio al momento. A me piacciono un sacco queste maschere. Poi dopo vi faccio vedere tutto. Ringrazio tantissimo la Dr. Jart. Questo è sempre il prezzo di queste maschere qua. Queste sono, cioè, se avete tempo, avete voglia un po' di giocare, di fare i piccoli chimici, è carinissima perché la create proprio voi. Dovete praticamente inserire tutte le varie soluzioni dentro questo bicchiere, chiudete, shakerate e poi appunto mettete in posa per appunto 15-20 minuti e poi togliete la maschera e si forma proprio la maschera. No, è super carino questa. Questa qui la conosco benissimo perché l'ho fatta un sacco di volte, invece questa no, nuova. Allora, noi si cucina e niente, io ho fatto la scarola stasera. L'ha insegnata Marco sta roba. Vediamo se piace anche ai miei. Sei 38 del 28 maggio. Sono morta. Buongiorno, allora, niente, volevo fare una conclusione al vlog di settimana scorsa, anche se oggi è lunedì 30, sono le 6 del mattino, pazienza, insomma, poi dopo farò un pezzettino di vlog di oggi per il weekly vlog successivo. Scusatemi se poi ieri non mi sono messa a vloggare, ma nel weekend ero veramente KO. Poi comunque ho fatto avanti e indietro per Milano anche la domenica, perché domenica e sabato ho lavorato. Poi sono tornata a casa, sono stata un attimino da mia mamma per vedere come stava, le ho fatto la medicazione alla ferita chirurgica e poi sono tornata a casa mia. Domenica sono tornata da lei, le ho fatto la sottocutanea l'immunostimolante per far sì che i suoi globuli rossi, globuli rossi, globuli bianchi non calino a palla. E poi le rifaccio appunto la medicazione, però tra una roba e l'altra comunque pure la domenica mi sono svegliata presto. Ieri sera insomma cioè, mi sono messa un attimino anche a sistemare casa eccetera, quindi non è che abbia tanto avuto il tempo, ecco. E nulla, volevo solamente aggiornarvi che giovedì mia mamma ha messo il centrale, quindi il portacat, e in angiografia, quindi le hanno messo a punto questo dispositivo che le permetterà di fare la chemio con molto più sicurezza rispetto ad una periferica.
ed è proprio un dispositivo impiantabile, intradermico, che può anche restare in sede un anno, insomma. Adesso stiamo cercando di far guarire la ferita. Questo venerdì che viene dovrebbe levare i punti, tra venerdì e sabato le levo i punti. E invece venerdì ha fatto la seconda seduta di chemio. E nella seconda seduta di chemio, insomma, in realtà è andata leggermente meglio, anche se ieri mattina l'ho vista veramente male. No, 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 cioè sabato già stava bene, venerdì stesso dopo la chemio stava bene comunque, invece sabato relativamente bene, domenica proprio la vedevo male, ma si sa che in questi primi giorni è sempre un po' così, quindi diciamo che con la terapia domiciliare lei adesso, dato che non è la prima volta che le ricapita, conosce già i sintomi, riesce a contrastarli abbastanza bene, però purtroppo con ati, nausea, debolezza, astenia, cioè queste cose ci sono, è inevitabile. Però insomma l'ho vista abbastanza bene, ecco, cioè l'ho lasciata con i conati di vomito, però insomma stava là. E nulla, fanciulle, niente. Quindi diciamo che scusatemi se non sono riuscita praticamente a fare nessun vlog, però onestamente, cioè, ero davvero, davvero, davvero KO. E poi giovedì, dopo che lei ha messo il portacat, abbiamo preso comunque i mezzi per tornare a casa perché mia mamma è seguita in un ospedale che è proprio in centro a Milano, cioè andare in macchina o si va col taxi, ma andare in macchina è veramente, veramente un delirio. Potremmo farci accompagnare per poi farci venire a prendere, si potrebbe optare così un po' più avanti perché veramente poi col caldo andare con i mezzi è allucinante, devo essere sincera. Però cioè, è dura, cioè veramente dura. E in più sull'autobus ci siamo beccate due borseggiatrici che stavano cercando di rubarci a me e Zaino, mia mamma, la borsa, insomma. Cioè, vi giuro, guardate, per evitare casini, perché io seguo una marea di pagine su Instagram, ormai c'è, cioè, i visi di queste le ho inquadrate, e quando ho riconosciuto il viso di una ho detto no, vabbè, cioè, ma proprio a noi doveva capitare sta disgrazia. Queste continuavano ad avvicinarci, cioè ad avvicinarsi, erano proprio appiccicate, vi giuro, c'è, cioè, un nervoso che non potete capire. In più non ho potuto dire niente perché c'era mia mamma che comunque non stava tanto bene, quindi volevamo solamente tornare a casa. Alla fine siamo scese alla prima fermata, per fortuna non ci hanno seguito, e buonanotte, cioè alla fine abbiamo preso un'altra corsa, solo che capite che all'1:30 con una persona che fa la chemio sotto il sole a Milano, cioè è veramente allucinante, allucinante, ed è vergognoso che secondo me lo Stato non faccia nulla, vi giuro, cioè non lo so, io sono davvero allibita da questa situazione, sapete quando vi capita poi Poi soprattutto in una condizione particolare come quella di mia mamma. Cioè, fosse capitata solo a me da sola, magari mi sarei anche difesa, magari le avrei allontanate anche con le parole, anche se con queste persone, con queste bestie, perché per me sono bestie, non si può mai sapere come poi possano reagire. E vabbè, niente, fanciulle. Basta, volevo fare una conclusione al vlog e ci vediamo del prossimo.